È stato dimesso dall'ospedale, dove è rimasto per ben 2 settimane, il detective britannico Nick Bailey, tra i primi a soccorrere il 4 marzo scorso a Salisbury l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Giulia, intossicati con un agente nervino. Le sue condizioni sono migliorate, secondo quanto riferito dai medici, e la polizia ha letto alla stampa una dichiarazione di Bailey. Le persone chiedono come mi sento, non ci sono davvero parole per spiegare come sto adesso. Surreale è la parola che continua a venirmi in mente. Sono stato letteralmente subissato di lettere di supporto e di messaggi di solidarietà. Sergei Skripal e sua figlia Giulia rimangono in condizioni critiche ma stabili. Il capo della polizia, Pritchard, ha dichiarato che l'indagine richiederà ancora molti mesi di lavoro.